con emozione ed orgoglio che sono presente qua oggi con tutti i sindaci del nostro lago, del suo entroterra, per inaugurare il cantiere che risponde a una domanda di 10 anni che riguarda soprattutto il suo rifacimento. Noi siamo qui per rifare il collettore, che è un'opera decisiva per l'ambiente, per il suo ecosistema, per il lago, per i 24 milioni di turisti che ci onorano tutti gli anni arrivando sulle nostre sponde, e per l'economia che riguarda il futuro delle nostre genti. Oggi più che mai non è una giornata trionfale, è l'inizio di un nuovo impegno, perché siamo alla ricerca di trovare le istituzioni sensibili a sostenere il nostro sforzo e darci i mezzi attraverso il Recovery Fund per finirla quest'opera, perché non vorremmo diventasse una delle tante opere incompiute di cui il nostro paese è disseminato. Dette queste cose, ritengo altrettanto importante ricordare che il lago di Garda è il bacino idropotabile più importante d'Europa, e questa acqua noi la beviamo già, e tra poco lo berranno città importanti come Brescia ed altre, dove le industrie chimiche hanno inquinato le falde. Oggi è perché è importante? Perché oggi è cresciuta la sensibilità, la presa di coscienza degli operatori, dei nostri cittadini e di tutti i turisti. Noi sappiamo di dover svolgere un compito, che è quello di dare e di costruire insieme a loro il futuro per i nostri cittadini, per l'economia e per i loro figli.